Salve a tutti amici pandaconi e benvenuti in un nuovo video. Allora, ed è un video haul dei saldi, anche se non ho comprato nulla coi saldi, perché non ho trovato nulla, non so, in questo periodo non trovo assolutamente nulla che mi piaccia nei negozi. E quindi so che è una cosa strana, però l'unica cosa bella che trovo sono i trucchi. Però non ho comprato nemmeno quelli. Vi faccio vedere un paio di cose che avete già visto, perché vi ho fatto vedere magari in qualche vlog. Oppure c'ho due collaborazioni e un po' di cose che ho preso, appunto. Comincio dalle due collaborazioni così me ne libero. Appunto qua all'inizio, così ciao. E se non vedete Benjamino è perché in sala operatoria, perché Pizzetta me l'ha rotto, gli ha fatto uno spacco così dietro, non so, magari ci nascondeva i suoi risparmi. E quindi mamma me lo sta cucendo. Non lo so, sarà stato a pezzi perché Benji non mi vuole seguire. Non faccio ridere, però vabbè. Mi devono arrivare anche altre due o tre collaborazioni, però vi farò un video a parte, non potevo aspettare queste due cose, ce le ho da un botto di tempo e mi dava fastidio, anche perché cioè non accetto tutte le collaborazioni, perché boh, tipo dei siti cinesi non mi va, se cioè non è che sia chissà cosa. Quindi allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa qua che mi hanno mandato della P2 Cosmetics, che io da quanto ho capito è una marca tedesca. Cioè non è che ho capito, ho visto altri video di altri youtuber, ho capito questo perché non ne so. Ed è distribuito all'UVS e alla UPIM. Lo sto leggendo qua, non lo sapevo. Però da quanto ho capito si pronuncia tipo Pizzwine Cosmetics, non prendetemi in giro, vi prego, non lo so dire. E mi hanno mandato queste tre cose per unghie. La prima è questa qua, che è una lima. Ed è tipo troppo carina perché c'è la pochettina. La lima è buona perché l'ho usata. Ed è tipo questa qui. Non so voi quanto possiate vedere. Però è questa limetta qua. E tipo la pochettina è troppo carina. Perché ve la mettete in borsa così non si rovina e tutto. Infatti ora la metterò in borsa. Poi l'altra cosa che mi hanno mandato, che ho testato, è questa qua. Che sarebbe un quick dry. Che sarebbe, da quanto ho capito, o forse non è quello, però boh, l'ho intuito dallo spruzzino, quindi non lo so, magari, aspettate, forse c'è scritto, non avevo capito, io ero convinta che fosse uno di quegli spray che facesse asciugare lo smalto, ha funzionato, perché a me lo smalto me lo faceva asciugare, non riesco a levare la sciarpa, perché io ci faccio il nodo alla fine, in modo che poi me la possa girare così attorno. Fa figo, no? Per ora non fa figo, non riesco a levarla. Ero convinta che fosse uno di quegli smalti di quegli spray che facessero asciugare lo smalto sulle unghie, invece no. Mi sa è quello tipo per trattamento per unghie, da quanto ho capito, con oli. Ah no, l'avevo letto bene, sì, è il coso per asciugare lo smalto. Ma perché mi metto a fare questi video se non so un cazzo? Vabbè, quello per asciugare lo smalto. È che qua non c'era sul foglio sto prodotto. Comunque sì, è uno smalto. Ho la batteria scarica. Faccio in fretta, non ce la farò mai. Questo è per asciugare lo smalto ed è abbastanza buono. Mi è piaciuto, però non so, non riesco a capire se influisce sulla durata dello smalto. Perché io lo usavo sullo smalto nero della Kiko e come vedete tipo l'ho messo ieri ed è già tutto sceso, non so. È buono perché te lo fa asciugare, ma non so se me lo fa togliere prima. Poi mi hanno mandato questo top coat che a me non è per niente piaciuto. Non so, non... Sì, ok, te lo rendeva più brillante, ma un top coat dovrebbe servire anche per la durata. Io lo stesso l'ho utilizzato su questo smalto, ieri vabbè non l'ho messo, però... Non so, non mi ha fatto impazzire, però l'unica cosa positiva è che ti fa le unghie molto lucide. Cioè lo smalto te lo rende molto lucido. E poi mi hanno mandato questo smalto che è il 407 se non sbaglio. Ed è questo qua, questo rosso bordeaux qua. È tipo del colore del mio rossetto.
ed è tipo, è bellissimo. Però non è smalto che metterei io, perché io uso quello nero e basta. E tipo rosso non ne ho mai messo. Infatti questo qua lo metterò da parte per un giveaway per voi, perché io non lo utilizzerò mai. Infatti questo qua è per voi, ditemi se vi può piacere. Poi l'altra cosa che vi faccio vedere è questa qui, la Cotton Plus. Mi ha mandato questi 4 pacchi di cotoni per struccarsi appunto. Io ho utilizzato solo questi qua perché ve li volevo far vedere intatti, infatti sono intatti. Ho utilizzato solo questi qua che sarebbero con estratto di olio ed argani e vitamine. E praticamente in questi cotoncini dovete solo bagnarli d'acqua e vi struccate. E devo dire che fanno molto bene, cioè se li trovate ve li consiglio, sono molto buoni. Però non so che differenza fa tra questi due, penso solo appunto alla grandezza. E invece questo qua è all'aloe e carota con vitamina E, però ancora non li ho provati, però vi farò sapere. Comunque sia, penso siano molto buoni, cioè questi arancioni sono buoni, gli altri non lo so, però penso siano altrettanto. Poi passiamo alle cose che ho comprato ieri da Terranova, cioè sono due, tre. Ho comprato questa maglietta che c'ho addosso, che è a mezze maniche, arrivano al gomito. L'ho pagata tipo 6 euro se non sbaglio, o 5, non lo so, più o meno così, comunque praticamente nulla. E c'è la scritta Paris con questa cosa qua e non so cosa significhi. E c'è tipo questa specie di fantasia a piede, non lo so dire, raga. Vabbè, mi avete capito, questa fantasia qua tipo quadretti, che non è quadretti, però non dico la mar, non so dirvelo, vabbè. Poi ho comprato questa qua per 4 euro se non sbaglio e l'ho trovata nel reparto uomo. E tipo io ho comprato l'XL, mia madre se l'ha presa uguale, si è presa la L e io tipo ed è tipo enorme. Solo che a me piacciono appunto le magliette enormi. E qua c'è XL e c'ha la scritta Washington University, che tipo è troppo bella. E tipo ora sono in fissa col grigio, non so, sto diventando la donna grigia, la Grey Woman, Woman Grey. Poi ho comprato questa qua, questa piacerà molto alle fan di Benji e Fede, perché ho comprato questa cuffia per, dove l'ho messa l'etichetta? 4 euro scontata, mi sembra costava 7-8 euro, spero più o meno così comunque sia. Ed è questa qua con la scritta Dreamer, c'era di vari colori, però alla fine siccome gli altri colori ce li ho quasi tutti, ho comprato questa qua. E tipo non vedevo l'ora di metterla, però va bene così. È tipo, è stupenda. Poi vabbè c'è scritto Dreamer, sì in realtà l'ho preso per quello, per Benji e Fede. Sono disagiata, raga, non so che dirvi. È tipo, è troppo carina. Poi l'ultima maglietta che ho preso è questa qua, è l'unica che c'ha il prezzo. Ho pagato 3,99 euro anziché 8 euro. Ed è questa qua, è tipo un crop top, vabbè. E ho preso la M, mi sa, sì. Questa è la L, è una L, mi sa. Non lo so perché mi prendo le taglie più grandi, mi piacciono quelle. E tipo c'è scritto likers e sotto haters. Tipo è bellissima. Io l'ho preso per la scritta haters, mi piaceva troppo. E questo tipo è per tutti i miei haters. Ok, poi andando avanti vi faccio vedere questi 4 trucchi. Ho ricomprato questo fondotinta qua che sarebbe l'Infallible 24 ore della L'Oreal, che è il mio fondotinta preferito. Uso praticamente è solo questo, lo amo alla follia. Infatti ve lo consiglio, ho preso la tonalità numero 22. Poi alla Essence ho comprato una matita per sopracciglia nera. Non chiedetemi perché è nera, è che a me piacciono le sopracciglia scure. E quindi non so, ho pensato, boh, il marrone era troppo chiaro per me. Prendiamo il nero, così tipo sembrerò Elio. Ed è la numero 01 Black. E mi trovo abbastanza bene con queste qua della Essence, anche perché tipo non ne trovo di altre marche. E poi vabbè, vi volevo rifar vedere queste due che vi ho fatto vedere nei preferiti del mese, che sono due tinte labbra della Wycon. Questa è la numero 31, che sarebbe la marrone, che è bellissima e ve la straconsiglio anche per la tenuta, che è questo qua il colore. Magari è meglio fare due passate, però è molto molto buona. Invece questa qua viola l'ho messa solo una volta perché, cioè, ok, è bellissima e tutto, però bisogna starci molto molto attenti, perché io l'ho messa una volta, sono arrivata giù al bar e tipo avevo tutte le macchie, cioè me ne era sceso tempo mezz'ora nemmeno e non avevo né mangiato né bevuto. E
io pulisco, mi sono pulita sul cuscino, però va bene. E questa non so, magari forse è meglio che la testi meglio, però cioè se me la porto appresso ok, prendo e la rimetto, però se la lascio a casa è un problema perché mi ritrovo con le labbra a macchie. Poi faccio vedere le scarpe. Ho preso 2 paia di scarpe, queste qua le avete già viste perché le ho prese da Prima Donna. Finalmente posso levarle dalle scatole. E sono queste qua, le ho pagate 30 euro scontate da 40. E sono queste qua. Non mi convince molto questo perché sembrano quelle scarpe che si mettono le persone che hanno il gesso. Però vabbè, tipo, sono bellissime, sono brillantinate. Però tipo le ho messe 2 volte e mi hanno corticato praticamente quella parte lì del piede. Non so come si chiama. Tipo mi sta facendo troppo male. Infatti ora le ho lasciate da parte, non le metto più per un po'. Devo trovare una soluzione. E tipo il colore è troppo bello, mi piace tantissimo. Guardate come brillano. Come i bambini piccoli, brillantini. Vabbè. Poi invece le altre che ho preso sono delle Vans, perché sapete che io ho un amore folle per le Vans. E le ho pagate 40 euro, pochissimo, anziché 80. Poi c'è scritto 80, non so se voi lo vedete. Ho preso il 8,5 e le ho prese online su eBay, sono le slip-on silver. E le ho prese per il telefono, perché così si abbina al telefono. No, in realtà le ho prese anche perché Fede a Milano, al concerto di Milano, Fede di Benji e Fede, se non ve lo dico io non sono felice, aveva delle scarpe praticamente uguali se non queste. E tipo sono andata a indagare, ho parlato con i miei contatti, ho fatto le scarpe erano, e vabbè, sono arrivata alla conclusione che erano queste qua. Vabbè, a me piacevano tantissimo, non me le ho prese perché ce l'aveva lui, però tipo me ne sono innamorata e ho preso queste scarpe qua, che sono delle Vans praticamente, e sono stracomode, mi sono arrivate ieri e le amo, sono bellissime. Guardate come brillano. Ok, ora le posso rimettere. Poi vi volevo far vedere questa cover che ho comprato, ve l'avevo fatta vedere nel vlog, che è questa qua con Homer. C'è un problema, che a me mi hanno preso per il culo. Perché? Perché sul mio iPhone, vi faccio vedere come risulta. Ora c'ho questa qua, che guardate quanto brilla, è bellissima. Cioè, mi stai prendendo per il culo? Io non lo so, cioè guardate come le sta. Cioè la mela in aria, non so, avranno capito che sono magica, che mi piace Harry Potter. Mi hanno messo la mela volante, gli avrà fatto un Wingardium Leviosa, non lo so, ma è orribile. È veramente oscena. Cioè sono rimasta scioccata, ho fatto impossibile. Sono proprio scema allora. Cioè le fanno col culo queste cover, scusate per il termine, però. Quindi c'ho questa qua e ora me ne devono arrivare altre, anche una collaborazione di una cover che appunto ho fatto io, cioè ho già collaborato con il suo sito. Ed è tipo troppo bella questa cover. È da disagio, tranquilli. Poi non riesco a mettere la cover. Ecco. Poi un altro acquisto è stato il mio iPhone. Ah, le cover le ho pagate 4 euro ciascuna, perché mi sono fatta fare lo sconto ovviamente, anziché 5. Poi ho comprato l'iPhone 6S e ho preso il color silver. Il fatto che Benji ce l'ha di questo colore è puramente casuale. È un haul del disagio questo. Perché? Perché sono una persona non sana. Comunque, l'ho preso silver e tipo mi sta piacendo tantissimo. Finalmente ce l'ho tra le mie mani. Questa è la scatola. L'ho pagato 789 euro perché è da 16 giga. Penso mi bastino, perché non so, l'altra volta ce l'ho avuto più grande. Tipo non ero arrivata nemmeno a occupare 16 giga, quindi non ho ritenuto che fosse il caso di comprarmi l'altro spendendoci 100 euro in più. Poi c'ho questi due che sarebbero la soluzione salina e la soluzione unica per le mie lenti, perché ho comprato queste lenti per 18,90 euro e sono azzurre, non so quanto voi le potete vedere, però sono azzurre. E vabbè, io sono andata lì tutta tranquilla, ho comprato due lenti. Purtroppo la luminosità è bassa perché si sta scaricando la fotocamera, però vabbè,
E poi vabbè, Maria mi fa guarda che ne bastava uno, non servono tutti e due, la tipa ti ha fregato, perché la tipa ha visto che io non ci stavo capendo nulla e quindi mi fa prendi tutto, tranquilla. E quindi non so, c'ho soluzione a tutta la... ho trovato la soluzione per tutti i miei problemi. Che battuta squallida. Poi le ultime due cose che vi faccio vedere, che le avete già viste, sono questa cuffia qua, che è della Penguin Industries, non lo so pronunciare, però vabbè, che è la marca del pinguino, che sarebbe la marca di Benji. E tipo, ho comprato la cuffia per 20 euro e la felpa per 45 euro. Mi avete chiesto dove lo comprate? L'ho comprati sul loro sito, basta che andate su Google, scrivete Penguin Industries, esce il sito, ordinate e non so, in una settimana vi arrivano. E questa felpa qua, che è tipo mezzo bagnata perché l'ho data a lavare a mamma, però vabbè, ve la devo far vedere. E questa l'ho pagata 45, penso di non avermi dimenticato nulla, però sicuramente mi ho dimenticato qualcosa, perché però non mi ricordo, perché ogni volta mi compro le cose, le uso e poi me ne scordo e faccio schifo. Vabbè, comunque fatemi sapere se voi avete comprato qualcosa con i saldi, perché non ho comprato molte cose con i saldi, perché piuttosto non erano in saldo. Fatemi sapere qual è il vostro prezzo, il vostro pezzo preferito. Il mio vabbè è l'iPhone, si sa. Finalmente ho il telefono, appunto possiamo rimanere di più in contatto. Pubblicherò anche più video, perché magari faccio dei video alla cacchio e ve lo pubblico, tipo quello che ho fatto con Maria e Valeria, sì, con Maria al Conforama oggi, però appunto vi sto facendo video tutti di fila, non so, anche se dura poco, non so, è bello che rimaniamo in contatto così. Spero vi piace l'idea appunto di rimanere di più in contatto. Seguitemi su tutti i social, ci sono i link sotto nell'info box, lasciatemi un commento con sopra scritto che Benji è bellissimo e che prima o poi lo conquisterò. Lasciatemele credere queste cose, perché se non mi rendete triste. E nulla, un bacio stragrande, spero di avervi tenuto compagnia, magari anche di avervi strappato un sorriso. Mi sto dimenticando qualcosa, ma non so cosa. Lo vedrete nel prossimo video, quindi iscrivetevi se non siete iscritti, e ciao, Nox.